Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa strepitosa puntata dell'Oletta 5 Channel. Sto registrando in HD però 60 fps. Novità, Irene mi ha fatto le sopracciglia, sono un pochino diverse. Allora, oggi siamo esattamente lunedì 21? 22? Vabbè, comunque. Del luglio ancora 2024. Allora, nonostante sia l'estate, cercherò e sto cercando già di dimagrire. Nonostante il caldo, nonostante tutta una serie di circostanze, e questa pancetta qua la farò scalare. Anche perché, ragazzi, di spalle sono abbastanza presa e muscolosetta. In realtà i muscoli ce l'ho di tutto e di più. Qua c'è Tiger che è appena arrivato. Ah, mammina, no, no, no! Aiuto, aiuto! Ecco. Botte, 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 Tiger, botte! Niente, quando registro video con questo poltrone ormai è di prassi che lui viene qua, mi azzanna. Vi stavo dicendo. Cercherò proprio di dimagrire, anche perché raga, sto aumentando troppo troppo di peso. Credo che nella mia vita io non sia stata mai così ponchia. Cercherò appunto di fare qualcosa. Finita l'estate, tornerò in palestra a settembre e farò la mia bella dieta. Vabbè sì, stamattina mi sono mangiato una grignetta con la brioche, ma ragazzi la colazione ci può stare. Ma poi in realtà fondamentalmente io ho questa ponchiaggine, la vedo solo a livello addominale. Cioè il mio gonfiore, la mia ciccia, insomma, si accumula lì in qualche modo. Cosa ho fatto in questi giorni? Allora, ieri sono stata al cinema all'aperto, raga. Non andavo al cinema all'aperto da almeno minimo più di 10 anni. L'ultima volta era anche a tavola. E sono stata qua a Catania con Irene e delle sue amiche. Ho visto un film, The Match Point, tipo, sì, mi pare, basato su questa specie di triangolo amoroso di questi tre tennisti, basato in qualche modo su storie vere. C'è una storia vera. Ma vi posso dire, è un film abbastanza stupido perché di tennis in realtà non c'era un cazzo, fondamentalmente era tutta questa storia amorosa che girava su questa protagonista, che in realtà non era lei la protagonista, ma due ragazzi tennisti, fondamentalmente puppi, e quindi in realtà era una storia di puppaggine, secondo me, più che altro. Quindi a me non è piaciuto completamente, meno male che l'obiettivo costava 4 euro. E niente, adesso che è lunedì, finalmente questa settimana arriverà lo stipendio e io ragazzi davvero non vedo l'ora perché è il penultimo debito a fine mese che devo ai moratori e poi ci sarà l'ultima d'agosto. Lo so, questi video sono abbastanza noiosini, però credo che servono in qualche modo a voi per spazi vari. No, io vi devo far vedere che sta facendo perché sembro pazza. Questo sto facendo. E io sono seduta qua. Giuro, mi serve di banalini cosce poi. Ok, facciamo un po' di ASMR. No, il telefono. Però è bello. Niente, cambiamo postazione perché qua con lui non si può stare. E quindi, ragazzuoli, questo è quanto. Cercherò e proverò di dimagrire. Questo è il mio peso attuale. In realtà non so che non c'è Irene dice che sono fantastica, sono wow, sono bellissima, che comunque sicuramente è la verità, però questa parte qua deve togliere. Sì, si deve togliere solo questa parte. Questa fascia qua, e per togliere in realtà questa fascia qua, devo fare soltanto molte addominali, ma sicuramente non è questo il periodo con tutto sto caldo che c'è. Quindi mi comprerò un bel tappetino di gomma e andrò di là nella mia sala dei giochi slash palestra, dove ho anche i pesi, e
E di là farò pesi e addominali e poi in palestra continuerò a fare questi perché questo è quello che è. Attacchiamo un po' il condi. Ok. Ok. Oggi pomeriggio lavoro e quindi dove mi metto? Ma poi io avevo. Aspettate. Vabbè, alcune di voi, alcune mie fans, mi hanno detto che dovrei parlare un poco più forte, però purtroppo non è sempre così, non è sempre per tutti i video. Ora c'è tipo l'aereo che sta partendo, qua ci dice la nave, però costa crociere. E nulla, ragazzuoli, io vi ringrazio sempre per i nuovi iscritti, per i nuovi commenti, le nuove visualizzazioni che ci sono. Ogni tanto mi rivedo io da piccolina e sono veramente troppo duci, ma troppo, cioè, mi sono vista dei miei vecchi video con dei miei vecchi amici e mi manca un po' delle volte quel periodo là, quel periodo un po' di spensieratezza che avevo. C'era ancora mia madre, facevo video cazzeggio, mi manca spesso mia madre, mi manca tutti i giorni della mia vita. È un fake, insomma, cerco di andare avanti in qualche modo, anche se è molto difficile. Mia mamma era la mia migliore amica, era il mio sole, era il mio tutto. Era colei che mi stimolava sempre a crescere, a migliorarmi, a non finirla qua, nel senso, vabbè, sono così, basta, no? Lei mi spingeva sempre oltre, dovevo cercare sempre di andare avanti e di fare sempre cose nuove e di migliorarmi, appunto. E in realtà, secondo me, il senso vero della vita, fondamentalmente in realtà di ciascuno di noi, è questo: portarci a migliorare se stessi, portare a migliorare se stessi nel nostro apice, nei nostri standard, nelle nostre statistiche più alte sparate possibili in aria, in alto, in cima. Voi dovete arrivare in cima, cazzo, nelle vostre cose. Dovete cercare di arrivare in alto dove non potevate mai essere prima arrivati in alto, dove gli altri non potranno mai arrivare. Voi dovete toccare la punta della cima, rimanerci, tornare indietro o andare sempre più avanti, ma comunque toccarla, quella fottuta cima. Perché solo arrivando in cima potete ammirare tutto il panorama e tutti i paesaggi. Ma se invece la paura vi blocca nel fare le cose, è difficile perché poi non potete andare assolutamente da nessuna parte e non è una buona cosa rimanere bloccati in una sottospecie di limbo strano dove non posso né scendere né salire, né scendere né salire e quindi non fare un cazzo, insomma. Io, il mio consiglio è sempre questo, di cercare di migliorarsi, perché la vita in realtà è una continua sfida non con gli altri ma con se stessi, quindi dovete sempre essere la versione migliore di voi stessi. Si dice che andando avanti o si migliora o si peggiora, però io sono del parere che in realtà non è una cosa che ti viene in automatico, è una cosa che tu ci lavori. Cioè tu lavori su te stesso e lavori su te stesso, puoi lavorare su te stesso o in senso negativo o in senso positivo. Alcune persone peggiorano perché lavorano su se stessi nel senso negativo, quindi si autodistruggono, si portano all'autodistruzione e così via. E diventano pezzi di merda, ancora peggio di prima. Invece lavorare su se stessi in senso positivo vuol dire non essere pezzi di merda, non essere delle cattive persone, ma bensì essere delle brave persone. Per cui aiutare gli altri, cercare di capire le persone se sono in difficoltà e soprattutto cercare il meglio per voi stessi, perché se voi in primis non vi amate e non vi circondate di cose belle, non potete assolutamente pensare di poter amare il prossimo, di amare gli altri o di trovarsi un ragazzo o una ragazza. Quindi in primo luogo dovete responsabilizzarvi nelle cose, soprattutto insomma se avete una certa età, soprattutto se avete 30, 40, 50 anni, ancora cazzeggiate a casa di mamma o papà o fate cazzate varie, basta, basta, perché prima o poi mamma e papà non ci saranno più, spoiler, moriranno anche loro,
voi rimarrete soli come la merda e non riuscirete manco a fare un piatto di pasta, non sapete cosa vuol dire pagare una bolletta, spaccarvi il culo, sudare, stancarvi da morire e avere proprio i polpacci a pezzi, e non capirete mai cosa vuol dire il senso del sacrificio. Quindi è importante, prima di badare amare gli altri, amare e badare a se stessi. Comunque ragazzi, nel frattempo divento vecchia, mentre faccio questi fantastici discorsi filosofici, ho questi ciuffetti color rame, color bronzo, grigio insomma, e da quando rasi i capelli comunque me li lascerò lunghetti. Ora vediamo un po' come sistemarmi il taglio, alla fine dell'estate andrò dal parrucchiere e vediamo un po' di cercare una soluzione tra questo taglio che mi sono fatta tra capello rasato e capello lungo, e quindi anche lì cercare un compromesso nei miei capelli. E niente ragazzi, per il resto ho preso in realtà tanta massa muscolare, cioè mi sento come quelli tizi che prendono peso e portano via camion, macchine e robe varie, perché guardatemi, non sono combinata proprio malaccio, e addominale, tutto qua. Gonfiore di stomaco, intolleranze varie, ma ce la faremo, perché sono una persona che insiste sempre nelle cose. Se anche oggi pasta non me ne faccio, invece di farmi pasta mi mangio solo il salmone, mi scaldo mezza piedina, poi vado al lavoro, perché oggi faccio il pomeriggio. E oggi ne abbiamo quasi 21-22, insomma ragazzi, manca esattamente un mese ancora tutto interamente sano, ossia praticamente tutto agosto, nel frattempo scuravo, per le mie fatidiche ferie, e spero che si avvengano il prima possibile. Sono alla fine dell'estate, cosa da non rifare mai più per questa della mia vita, però va bene come prima volta. E niente, questo video sta durando un botto, ma so che non me ne pentirò. Niente, adesso lo vado a caricare e ci vediamo per i prossimi video vlog aggiornamenti sulla mia vita. O come dice una mia nuova fan Victoria, ti saluto, se vedi questo video ti mando un bacio, che in realtà appunto è una mia amica, i miei video sono in realtà un video vlog podcast, cioè se essenzialmente sono io che continuo a parlare per 10-12 minuti di fila, fa piacere.